Ci troviamo al Teatro Romano di Ostia Antica per seguire un grande evento, la tappa del tour L'Essenziale 2011. Sono un gruppo pop rock romano fondato nel 1989. Dagli anni 90 ad oggi, un grande successo e tanti album. L'ultimo album, L'Essenziale. Nel 2009 il cantante del gruppo, anche regista, esce al cinema con Shadow. Siamo nel backstage e come sentite sono iniziate le prove e noi siamo in attesa della grande intervista. Federico Zampaglione, benvenuto su 3 Channel. Come state? Ciao. Noi bene, tu? Bene, bene, contento. Alla fine è uscita una bella serata d'estate, quindi perfetto. Come ti prepari prima di un concerto? Che cosa succede? Magari hai dei riti, non lo so, qualche abitudine? In questo caso sto facendo un'intervista con 3 Channel. Però no, sinceramente cerco di rilassarmi un po', così di... e trovare una dimensione di tranquillità, però non c'ho cose, rituali scaramantici o sì, o macumbe varie, no. Un totale relax, diciamo, prima del concerto. Non sempre, a volte non succede, però insomma stasera per esempio è una serata di quelle che almeno fino a qui... Un po' particolare? Sì, molto bella, poi lo scenario, insomma io ci volevo suonare da tanti anni, ho visto molti concerti qui di artisti, anche rappresentazioni teatrali bellissime, dai classici Plauto al teatro sperimentale, concerti anche di gruppi rock, insomma molto particolari, quindi era una location che mischia un po' il sacro e il profano e ha un fascino comunque incredibile, è un privilegio poter suonare qui. Con il cuore tra i denti e dover poi combattere ancora, nonostante il dolore che teatro così che si respira questa storia, teatro antico romano, come dire, quindi c'è proprio nell'aria questa storia incredibile di migliaia di anni, insomma è una location molto suggestiva e spettacolare anche visivamente, quindi speriamo che questa atmosfera faccia venire fuori il concerto ancora più intenso. Da buon romano sicuramente ti porterà fortuna. Io me lo auguro. In un mondo imperfetto, cosa è cambiato nella tua carriera in tutti questi anni? C'è stata un'evoluzione? Ma io spero di sì, nel senso che spero di essere riuscito comunque a migliorare, a fare cose migliori negli anni. Io cerco sempre di non essere fermo, di essere interessato alle sonorità, alle immagini, di anche a volte mettermi in gioco, andare dove magari non c'è niente di sicuro, no? Questa è la mia sfida e comunque anche il mio modo di fare questo lavoro, cioè non cerco di mantenere un successo facendo sempre le cose che sai che andranno bene, mi piace anche poi quando le cose vanno meno bene ma ti danno dei segnali forti, ti fanno crescere, ti fanno superare certe insicurezze o anche certe sicurezze troppo radicali, insomma è giusto che l'artista a volte se la rischi pure. Vivendo,
realizzato delle immagini e quindi proprio hai unito l'immagine al sonoro. Che relazione sono secondo te appunto queste due cose? Bah, sono due cose che insomma si aiutano a vicenda, che le immagini giuste con la musica sotto che, giusta danno, possono dare delle grandissime emozioni. Questo lo dice il cinema, ma lo dicono anche alcuni videoclip particolarmente riusciti che poi sono arrivati forti alla gente proprio per quest'unione. Le arti possono tranquillamente convivere, bisogna trovare poi il giusto equilibrio, la giusta miscela, ma musica e immagini sono il massimo. La corrente a portare le cose dove vogliono andare, e avere la pazienza delle onde di andare e venire. Ti abbiamo visto regista di un videoclip, ma anche di film, quindi al cinema. In che cosa secondo te si differiscono la direzione di un videoclip da un film? C'è differenza? Beh, il videoclip è una cosa molto piccola, dura un giorno di solito, insomma sono cose piuttosto immediate da fare. Un film è un anno e mezzo della tua vita dedicato a un progetto che va prima tutto sulla carta, sulla sceneggiatura. Poi diventa materico, scegli gli attori, è un lavoro che insomma ti porta via un anno e mezzo, due, e se lo fai come regista e anche autore, proprio la testa è tutta dedicata a quello, quindi è un grande sforzo creativo, anche fisico, e, insomma, però dà le sue soddisfazioni. Fare un concerto è sicuramente un pochino più liberatorio e immediato. Beh, la musica sì, è la cosa con cui sono cresciuto, con cui vivo, il cinema è sicuramente un'altra possibilità che ho, però diciamo che sono nato musicista e poi diventato regista, mettiamola così, e non il contrario. Grazie a tutti voi di esserci, grazie. Come vi chiamate? Massimiliano. Giorgia, da quanto seguite Tiro Mancino? Abbastanza, sì. Da quanto segui Tiro Mancino? Ma diciamo un po' dagli inizi, quando erano ancora con Sinigallia, non erano ancora Tiro Mancino, ma era solo Zampaglione. E guarda un po', comunque è capitato questo concerto così, mi hanno presto dei miei amici e quindi sono venuta stasera. Ma è qualche anno, ma diciamo delle prime uscite, dei primi film dove fecero le colonne sonore, quindi ci siamo interessati a loro. Beh, abbastanza, diciamo dagli inizi, dalla descrizione di un attimo. È da una vita, praticamente da quando loro cantano io li seguo. Come vi chiamate? Samantha. Samantha, da quanto segui Tiro Mancino? Da sempre, lo conosco da quando avevo 15 anni, quindi. Quindi sono 22 anni che segui, sì. Tiro Mancino, quindi sai la tua canzone preferita di Tiro Mancino? No, il titolo non lo so, uno, tante. La vostra canzone preferita? L'alba di domani. Il tuo pezzo preferito? Per me è importante. Allora, ora visto che ho beccato due sorelle, insieme mi fate un pezzettino della descrizione di un attimo. Un pezzettino. La descrizione di un attimo. Come sempre sei la descrizione di un attimo. Per me, ai 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 ai, come sempre sei, un'emozione fortissima. Descrizione di un attimo, le convinzioni che cambiano, e cambia la certezza del mio debole per te. So che se non sei più sola, perché sola non sai stare, e credi che dividersi la vita sia normale, ma la mia memoria scivola, mi ricordo limpida, la trasmissione dei pensieri. E la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo in due poteva succedere. E
la tua canzone preferita? Per me è importante. Il mio pensiero sì verrà per me. Tutte le volte che ti sentirò distante, tutte le volte che ti vorrei parlare, per dirti ancora che sei solo tu la cosa che per me è importante. Che per me è importante. Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo. Che segnano un percorso profondissimo dentro di loro, superando quegli ostacoli, se la vita ci confonde, solo per cercare di essere migliori, per guardare ancora fuori, per non sentirci soli. Sono dei sogni, quello chiusi nel cassetto, da realizzare? Beh, io sto lavorando per realizzarli, avere una bella famiglia, dei bei figli, cercare di vivere in pace con me stesso, con gli altri, lontano da tutto questo casino che c'è fuori, questo disastro a cui stiamo assistendo in questi anni, e cercare di essere una persona onesta, di sani principi e appassionata a quello che fa. Sono sospesi per giorni, mesi, anni, in cui ti senti come uno che si è perso, obiettivi ogni volta più grandi. A chi devi dire grazie? Guarda, sarebbe una lista talmente lunga di persone da ringraziare. Adesso qui per esempio c'è Federica Di Stolfo, che è la mia manager, che insomma, che sicuramente devo ringraziare per tutto quello che sta facendo, che ha fatto anche in passato quando lavoravamo come rapporto discografico artista, ma poi devo ringraziare Claudia, mia figlia, Rosa che è l'altra bambina, i miei genitori, mio padre, tutto il pubblico in questi anni in qualche modo mi ha seguito, si è interessato alle mie cose, non era niente scontato di tutto questo, e quindi anche la gente mi ha permesso poi di esprimermi, insomma. Penso che bisogna dire grazie un po' a tutti quelli che hanno creduto in te, ti sono stati vicino, ti hanno anche sopportato nei momenti meno buoni, e questo è. Sono vecchio direttore, cosa cerchi di me? Sono vecchio direttore, cosa cerchi di me? Quest'ultima collaborazione con tuo padre, cosa hai provato e com'è nata? Guarda, lui scriviamo pezzi ormai da tanti anni, per cui dal 2004 ormai è un solidissimo collaboratore, non ci faccio neanche più caso al fatto che è mio padre, è una persona con cui ho molto in comune, scriviamo insieme alla grande. Il concerto sta per finire, noi l'abbiamo seguito tutto dall'inizio alla fine e ci è piaciuto molto, spero sia piaciuto anche a voi. Abbiamo intervistato la gente e i fan di Federico Zampaglione, lui il protagonista di questa serata, il leader dei Tiro Mancino. Da qui è tutto, io passo la linea al mio direttore Alfonso Zambrano, che si trova in Puglia, precisamente ad Ostuni, per il concerto di Patrizia Conte. Per 3 Channel, Barbara Chieffo. Ciao a tutti, un saluto dagli amici di 3 Channel, da Federico Zampaglione. Ciao!